Da qualche giorno l'Italia ha un nuovo governo. Il ministro del lavoro che è stato nominato è Marina Calderone. Marina Calderone è un tecnico, il presidente dell'Ordine Nazionale dei Consulenti, quindi la nuova esperienza governativa nasce con l'auspicio di una persona competente che su questo tema probabilmente ha le idee chiare. Io vorrei semplicemente e mi auguro che l'azione di questa nuova esperienza governativa si possa, per quanto riguarda le politiche del lavoro, muoversi in tre specifiche direttive che sono quelle forse più importanti per dare una svolta ad un sistema, quello del lavoro, che nel nostro paese vive una stagione particolarmente dura e delicata. Veniamo peraltro da alcuni anni nei quali le politiche del lavoro si sono incentrate tutte su un versante essenzialmente assistenzialista, non tanto e soltanto per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, ma anche per quanto riguarda in particolare l'idea di allargare essenzialmente gli interventi sul versante di introdurre altri strumenti di sostegno al reddito che oggettivamente servono, specie in un momento difficile come questo, ma probabilmente non sono utili invece a far ripartire la nostra economia. Ecco perché credo che bisogna invece concentrarsi con una visione un po' più ampia che metta insieme quelle che sono le necessarie misure perché possa realmente pensarsi ad un paese attivo e moderno da questo punto di vista. Tre assi, dicevo. Il primo è quello di ricostruire il percorso della formazione. Oggi i percorsi formativi, peraltro spesso di competenza regionale, sono totalmente slegati dalle esigenze del sistema produttivo. È il caso quindi che si metta in piedi un piano per relazionare stabilmente regioni, imprese, il mondo della formazione professionale, università e soprattutto la scuola e costruire degli indirizzi che siano finalmente funzionali a consentire sin dal tempo della scuola ai nostri giovani di avere quelle competenze che possono derivare solo da una contaminazione sana con le esigenze delle imprese che poi le aiutino a trovare presto e bene dell'occupazione stabile e dignitosa. Quindi percorsi in questa direzione sono sicuramente un primo versante sul quale ci auguriamo che il governo faccia degli investimenti anche per mettere a frutto le risorse che derivano dai fondi europei per le regioni, in particolare quelle del sud, che spesso rimangono inesitate o addirittura peggio spese male. Il secondo asse di interventi è sicuramente quello di cui forse da più tempo questo paese ha bisogno, e cioè quello di una serie sterzate sul tema del costo del lavoro. Noi abbiamo un paradosso in questo paese: gli stipendi più bassi e il costo del lavoro più alto lordo, quindi significa che le nostre imprese sono caricate di costi che di fatto non finiscono nelle tasse ai lavoratori. Oggi più che mai un intervento in questa direzione è necessario e probabilmente disboscando la selva degli incentivi a pioggia, degli strumenti occasionali e delle logiche con le quali per troppo tempo si è investito casualmente invece di intervenire in modo massiccio e in un'unica direzione, abbassare stabilmente il costo del lavoro, è quello che noi ci possiamo auspicare da un governo che nasce con la direzione di dare finalmente uno slancio alla nostra economia. Il terzo versante è ovviamente quello di una revisione del reddito di cittadinanza. Specie al sud è diventato sinonimo di fannulloni, sinonimo di sprechi, sinonimo di imbrogli, il che danneggia non soltanto l'idea e l'immagine di una parte del paese, ma al tempo stesso anche rappresenta uno strumento pericoloso perché in un tempo nel quale c'è bisogno di dare slancio, opportunità, dare anche speranza ai nostri giovani e a comunque tutti quelli che vivono una stagione di difficoltà, immaginare che tutto si risolve in un sussidio fine a se stesso non aiuta. E quindi ripensare le logiche di concessione del trattamento di reddito di cittadinanza in modo tale da togliere quelle regole che facilitano magari i furbetti e non aiutano chi invece ha davvero bisogno e anche voglia, e al tempo stesso accompagnare con la gamba che finora è clamorosamente mancata, quella delle politiche attive del lavoro, i percorsi di inserimento lavorativo. Quindi un serio investimento sui centri per l'impiego, la costruzione di percorsi di integrazione e confronto con il mondo delle politiche del lavoro privatistiche, perché si possa finalmente immaginare che il reddito di cittadinanza sia un accompagnamento sempre più individuale per aiutare chi davvero ha voglia di trovare un'occupazione e al tempo stesso aiutare le imprese. In questa direzione probabilmente c'è il futuro che può dare una mano all'Italia in quello che più conta, un lavoro serio e dignitoso.